Questa era una zona che si chiamava la Borgata Guardiani, dove c'erano tutte baracche. Tutto qui attorno. Tutto qui attorno. Anzi, questa era una casa sicuramente dei signori, però sul film rappresentava casa di mia moglie, dove io ho girato delle scene quando tolgo la catenina a mio figlio, più tutta la lotta con mio cognato. Cioè, praticamente dopo qui a Cattone va verso la morte, perché si sente umiliato, offeso, queste cose. Infatti lui muore poi la sera. Sì, muore e... per strada. Quindi. Per strada, e sembra quasi contento di questa morte. Sì, infatti dice, ah, mo sto bene. Cioè... Ecco, come morirebbe a Cattone oggi, nel 1985? Come morirebbe? Sì. Basta guardare qui. Quello che Pasolini chiamava il genocidio. Ma è anche una morte non disonorevole. Una metafora per denunciare la distruzione del mondo di Accattone e della cultura contadina. L'omologazione delle classi e delle culture che non riuscì al fascismo, riuscì invece al potere degli anni 60. Vede, lui andava cercandosi dei guai, per la verità. Non parla adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spicciola. E allora è chiaro che sia stato, a mio avviso, un po' forzato, sia il dargli addosso giudizialmente. In fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo, più che non dagli strumenti che sono validi per la gente comune, così. Però è stato anche molto esagerato, a mio avviso, il volerne fare una specie di simbolo politico, anche perché, fra l'altro, quelli stessi che lo erigevano a simbolo poi si trovavano contraddetti dalla medesima attività. Pasolini andava preso per com'era. Una delle cose più belle sue fu una poesia rivolta al Papa, questo Papa che doveva essere il Papa del sottosviluppo, insomma, quindi di lasciare tutto il resto e di diventare veramente un po' il capofila di tutti gli emarginati del mondo. Ecco, quelle erano le pagine, secondo me, più genuine, di una sensibilità straordinaria. Per il resto, certo, un po' di guai li combinava, ma insomma non era che poi fossi il diavolo. Ride nel mio occhio il diavolo peccatore. Suonate, mie campane, cacciatelo indietro. Suoniamo. Ma tu cosa guardi cantando nei tuoi prati? Guardo il sole di morte e estati, guardo la pioggia, le foglie, i grilli. Guardo il mio corpo di quando ero fanciullo, le tristi domeniche, il vivere perduto. Oggi ti vestono la seta e l'amore, oggi è domenica. Domani si muore.